Grazie per la disponibilità e qui diamo il benvenuto in commissione. Okay. Sufficiente così, grazie. Buonasera Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio io per questa occasione. Avendo avuto notizia dell'articolazione dei lavori di oggi, io proporrei una mia prima esposizione sulle due tematiche più urgenti e collegate. Se nei miei 15-20 minuti iniziali ho tempo, affrontiamo anche il tema dei circuiti, rinviando eventualmente alle domande dei parlamentari il completamento delle risposte. Allora, è sotto gli occhi di tutti questa duplicità, questi due fenomeni che si intersecano, quello dei suicidi, c'è un trend che nel questo primo scorcio del 2024 ha manifestato una tendenza al rialzo che per noi è abbastanza inspiegabile rispetto ai dati di cui disponiamo. Questo fenomeno si intreccia ma non trova la sua ragione unica nell'altro aspetto importante che pure di per sé presenta connotati preoccupanti, che è quello del sovraffollamento carcerario. Partiamo dal concetto dei suicidi. Io per la verità già l'anno scorso, un paio di mesi dal mio insediamento, ho inteso con i miei collaboratori di affrontare questa tematica in maniera il più metodologicamente corretta possibile. E abbiamo scoperto che non esistono degli studi nel nostro paese di tipo scientifico che partano dall'esame di ogni singolo evento suicidiario. Purtroppo anche chi se ne è occupato dal punto di vista della letteratura scientifica tende ad aggregare i dati e quindi a trarre poi un giudizio di tipo esclusivamente statistico. In realtà la migliore letteratura internazionale e il gruppo di lavoro che ho istituito nel marzo del 2023, che è composto non solo dai più esperti esponenti del mio mondo, il mondo penitenziario, quindi polizia penitenziaria, educatori, dirigenza penitenziaria, ma soprattutto con l'apporto dei docenti universitari e esperti indicatici dal Consiglio Nazionale degli Psicologi. Bene, a questo gruppo è stato dato un mandato di esaminare in maniera rigorosamente scientifica tutti gli eventi suicidiari che si sono verificati nel 2022, eravamo all'inizio del 2023. E abbiamo dei risultati che non sono stati ancora resi noti nella loro integralità, ma di cui vi do qualche anticipazione. Non sono stati resi noti perché la commissione, il gruppo di lavoro, ha concluso in parte con una prima relazione lavori, ma abbiamo prorogata l'attività in relazione agli sviluppi che anche conoscitivi occorre assicurare. Un primo dato, questo abbastanza significativo, ma desumibile anche dalle notizie che al di fuori della valutazione scientifica vengono fatti, è che la stragrande maggioranza dei suicidi avviene nelle case circondariali. Nel nostro sistema penitenziario prevede due tipologie, grosso modo, di istituti, case circondariali e case di reclusione. Nelle case circondariali ci sono detenuti non definitivi, con condanne non definitive o ancora in attesa di primo giudizio, oppure detenuti con condanne inferiori a 5 anni. Nelle case di reclusione tendenzialmente ci sono detenuti definitivi con condanne superiori a 5 anni. Questo che cosa ci fa capire? Che innanzitutto la precarietà del rapporto con le istituzioni penitenziarie, che è tipica della casa circondariale, dove come è noto non viene effettuata un'attività trattamentale significativa, perché si tratta di intanto detenuti non ancora colpiti da condanna, quindi dal punto di vista costituzionale non ancora meritevoli di essere avviati a quel trattamento rieducativo imposto dall'articolo 27. Bene, in questi istituti
È quindi carente questo rapporto umano, è un rapporto umano che si traduce innanzitutto in un disconoscimento della dignità dell'individuo sottoposto a privazione della libertà. Un secondo dato molto importante è che nella stragrande maggioranza dei casi, mi riferisco sempre agli omicidi del 2022 esaminati, ma vi assicuro che il trend vale per il 2023 e anche per i 14 omicidi e suicidi del 2024, nella stragrande maggioranza dei casi l'attività diagnostica valutativa di base effettuata all'ingresso di questi detenuti nei nostri istituti non aveva portato a segnalare elementi di rischio. Siamo a una percentuale relativa a oltre il 75%. Questo non vuol dire, a nostro avviso, ad avviso della Commissione degli esperti, che ci sia una incapacità professionale da parte del ceto deputato a effettuare queste valutazioni. Ma conformemente, scusate il richiamo costante anche a letteratura internazionale, perché nell'ambito delle diversificazioni nazionali ci sono dei tratti comuni, ma il dato che se ne trae è che per questi casi non è sufficiente il primo esame, la prima valutazione. Noi non ci troviamo di fronte ad una patologia, il suicida nella stragrande maggioranza dei casi è una persona normale, ha un dolore psicologico, una sofferenza psicologica che deve essere intercettata e soprattutto bisogna capire come non debba essere acuita dalla permanenza nell'istituto penitenziario. Questo in che cosa si traduce sostanzialmente? Che non basta l'intervento dell'equipe multidisciplinare all'ingresso del detenuto nel carcere o in quell'istituto, ma occorre un'attività di verifica, di monitoraggio, di attenzione continua. Bisogna che il sistema penitenziario, qui lo dico molto tra virgolette perché in realtà i soggetti che istituzionalmente e professionalmente devono farsi carico in prima battuta di questa valutazione sono, come è noto, non appartenenti al sistema penitenziario ma al mondo sanitario, delle ASL, gli psicologi. Dicevamo, quindi non è sufficiente questa prima valutazione dell'equipe multidisciplinare, peraltro nell'ambito di questa ricerca che abbiamo fatto abbiamo constatato che viene fatta molto male. Le schede vengono redatte a mano, in maniera burocratica. Questo significa, da parte di chi compila le schede in questo modo, adempiere ad un dovere formale, ma non significa lasciare traccia intellegibile all'intera filiera dei soggetti che in quel caso, nei giorni, nelle ore, nelle settimane e nei mesi successivi dovranno continuare ad occuparsi di quel detenuto. Non è neanche chiaro, da come sono compilate le schede, quale sia stato l'apporto professionale e concettuale di ciascuno dei componenti del gruppo multidisciplinare. Queste mancanze, queste lacune che abbiamo riscontrate sono proprio alla base del secondo mandato che ho affidato a questo gruppo di lavoro perché si possa arrivare innanzitutto ad un linguaggio scientificamente condiviso e comune a tutti gli operatori che prendono in carico un soggetto, un detenuto che abbia rilevanza, per cui si presenti rilevanza di rischio suicidiario. Quindi abbiamo detto, ve la faccio in sintesi, c'è bisogno di un approccio totalmente diverso, quindi non è sufficiente la valutazione medica o psicologica di primo ingresso, una valutazione medica e psicologica che con i numeri che abbiamo, che il sistema sanitario ci mette oggi a disposizione, è comunque insufficiente e carente. Abbiamo pochi psicologi, pochissimi psichiatri, in alcuni istituti la visita, pensate ad istituti con migliaia di detenuti e con due psichiatri o pochi psicologi, non si riesce a creare un rapporto diretto col paziente, ma diventa veramente un contatto soltanto conoscitivo. Stante questa situazione, con risorse limitate e non è all'orizzonte
una, diciamo, una inversione di tendenza da questo punto di vista. Che cosa abbiamo pensato di realizzare e stiamo realizzando? E in questo modo, rispondendo anche a mio avviso ad un bisogno etico concettuale un po' più ampio e generale, noi abbiamo pensato di portare la società, di mobilitare la società all'interno dei nostri penitenziari. La detenzione, la condizione, l'esecuzione della pena non deve essere un affare solo del mondo penitenziario. L'esecuzione della pena è un tassello, diciamo, finale, ma non per questo marginale, dell'applicazione della giustizia nel nostro Paese. Noi vorremmo mobilitare, e ci stiamo provando e stiamo incontrando diciamo, grandi consensi nei nostri interlocutori, provare a chiedere aiuto per realizzare questo percorso di monitoraggio continuo a tutti gli attori che sono presenti negli istituti penitenziari. Abbiamo cominciato dagli avvocati. Io ieri ho visto i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense. L'avvocato svolge una funzione, non devo certo spiegarla a voi, ma diciamo tipica, fornendo un'assistenza professionale unica e indispensabile nell'ambito del nostro ordinamento giuridico. Ma l'avvocato è anche colui che riesce ad intessere un rapporto, un contatto diretto dal punto di vista psicologico, non velato, non occluso da dei paletti che il detenuto può avere interesse a elevare. E siamo partiti da una realizzazione che credo fosse nata a Torino, ma poi ha trovato la sua applicazione felice in Lombardia. Un protocollo che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Lombardi aveva realizzato con il provveditorato, mettendo a disposizione per ogni istituto penitenziario lombardo un numero di telefono o il riferimento di una persona a cui l'avvocato potesse formalmente o informalmente segnalare il disagio, una condizione di pericolo, di alert del detenuto. Noi non solo vogliamo replicare su scala nazionale questo modello, ma vogliamo, e questo credo sia piaciuto molto al ceto forense, chiamarli ad un'ulteriore battaglia. Se abbiamo detto che il compito è quello di intercettare durante tutta la vita detentiva uno stato di malessere, vuol dire in sostanza aiutarci a comprendere quali sono i bisogni del detenuto. Sono partito dicendo che noi dobbiamo, per frustrare la nascita di questi atti autosoppressivi, dobbiamo innanzitutto riconoscere la dignità al detenuto. Per fare questo noi dobbiamo capire quali sono i suoi bisogni. Noi siamo quelli che custodiamo i detenuti, dobbiamo assicurare sicurezza, ordine nei nostri penitenziari e soprattutto il trattamento che porti al loro recupero sociale. Ma per fare questo e consentire che, come dire, e prevedere che non si alteri la situazione psicofisica del soggetto, dobbiamo farlo intercettando i suoi bisogni. Faccio un esempio pratico. Non entriamo nel rapporto singolo avvocato ma singolo di detenuto, in questo caso singolo assistito, ma io ho bisogno che l'avvocato mi segnali: guarda che in quella sezione sta aumentando il numero di detenuti di una certa etnia, o piuttosto che si stanno comportando in un certo modo nei confronti di altri detenuti. Questo è una segnalazione che non attiene alla sicurezza, è una segnalazione che consente, in un mondo in cui si metodologicamente le azioni si adottano per raggiungere un fine, consente all'amministrazione penitenziaria di adottare le misure organizzative più idonee e più adatte per non far insorgere quello stato di malessere psicologico e di disagio. Guardate, uno degli assunti, dei portati più importanti che ho appreso da questo contatto con il mondo degli psicologi e degli esperti di questo settore, è racchiusa in una espressione: il suicidio si può e si deve prevenire, ma il suicidio non si può prevedere. In questo senso, in questa direzione,
ripeto, abbiamo coinvolto innanzitutto il ceto forense. Poi un altro grosso nostro baluardo è il terzo settore, il ceto dei volontari. Noi abbiamo in quest'anno, in quest'ultimo anno, sono lieto di poter dire che abbiamo aumentato del 15% il numero dei volontari che entrano nelle nostre istituzioni penitenziarie e collaborano all'attività trattamentale. Singoli volontari o volontari che fanno parte di associazioni strutturate. Chiederemo, abbiamo chiesto anche a questi volontari di moltiplicare il loro sforzo, la loro presenza per contribuire ad assicurare quella pienezza di rapporto. Io non voglio che loro vadano a riempire le ore vuote, oziose del detenuto. Io voglio che intessano ulteriori rapporti positivi in ambito trattamentale. La stessa cosa ho chiesto ai cappellani. I cappellani che sono presenti in tutti gli istituti penitenziari sono già mobilitati con la rete territoriale. Io voglio che sia moltiplicato l'ingresso nei nostri istituti penitenziari di chi viene a portare dentro agli istituti la voce del territorio, la voce della società. È la società che deve entrare, perché il detenuto che trova la possibilità, il detenuto non deve perdere la speranza, e la speranza si fa costruendo le azioni che il detenuto può percorrere. Quindi partecipazione di questi agenti istituzionali, diciamo informali, l'avvocatura, i cappellani, il mondo sanitario nei limiti nei quali le regioni ci daranno una mano. Io ho chiesto la possibilità di investire, avevo già avanzato due volte la richiesta per iscritto di investire la conferenza Stato-Regioni su questo tema. Devo segnalare per come dire, dovere di chiarezza, ma perché poi il dibattito e le domande possano incanalarsi diciamo con dati di fatto oggettivi, che ci sono un sacco di criticità. Una per esempio che incontriamo e che incontreremo. I professionisti che ci danno una mano importante, gli psicologi e i criminologi, hanno giustamente preteso il riconoscimento di un aumento della loro retribuzione oraria. L'ammontare del loro onorario era ridicolmente di 17 euro l'ora. Il Parlamento ha varato una norma con invarianza finanziaria, portandola a 30 o a 40 a secondo dei casi, ma essendo vincolata dall'invarianza finanziaria ne risulta ridotto il numero di ore, e quindi avremo il 42% di ore in meno di psicologi da poter nominare ex articolo 80. In attesa di reperimento di soldi da parte del governo o del Parlamento, due strade le abbiamo trovate. Una è quella di ricorrere a 4 milioni che il FUG, il Fondo Unico Giustizia, ci può dare, e se questo non sarà possibile finanzieremo la stessa somma con Cassa delle Ammende. A proposito di Cassa delle Ammende, è una istituzione che ci darà una mano importante anche per l'altro settore, quello attinente all'aspetto del sovraffollamento. Io mi fermerei qua sui suicidi. Velocemente voglio darvi una panoramica sulla situazione delle presenze detentive, in modo tale che poi su questo possiamo anche confrontarci e vi racconto insomma le altre attività. Un passaggio indietro ancora devo fare. Ci mancava un pilastro importantissimo nell'attività trattamentale, che è un presupposto per il contrasto ai suicidi, che è quello di impegnare i detenuti in un'attività seriamente formativa e finalizzata all'acquisizione di una qualifica lavorativa e poi un lavoro all'esterno. Io ho realizzato veramente una miriade di protocolli di intesa. Ci sono stati offerti da WeBuild a Enel, a TIM, a Trenitalia, anche con l'aiuto importante di associazioni come Seconda Chance, la Fondazione Severino,
Atena Donna, eccetera, ci sono state offerte ancora ulteriori qualificatissime offerte di occasioni di lavoro. Stiamo costruendo un protocollo importante con Manpower, l'azienda per il lavoro interinale. Abbiamo sostanzialmente un'eccedenza di offerte rispetto alla capacità di individuare detenuti idonei secondo la magistratura di sorveglianza perché possano andare al lavoro. L'obiettivo è quello di rendere più qualificato questo lavoro. Stiamo selezionando adesso le occasioni di lavoro che permettano veramente al detenuto, una volta uscito, di trovare una speranza lavorativa, una concretezza di applicazione lavorativa. In qualche modo stiamo, non dico abbandonando, ma consideriamo soltanto accessorie le nostre attività di sartoria, di falegnameria, di tipografia, che pure sono una valvola di sfogo e un'occasione per far guadagnare soldi ai detenuti e non tenerli e qualificarli professionalmente. Abbiamo ampliato anche questo tipo di attività. Vi faccio solo un esempio: nella tipografia di Sant'Angelo dei Lombardi nel 2022 producevamo 1.200.000 stampati. Nel 2023 abbiamo prodotto 8.600.000 stampati. Quindi nuove occasioni di lavoro e potenziamento del lavoro che c'è. Ma ripeto, abbiamo un po', diciamo, allentato la presa sui corsi per ceramista, sui corsi per attività che non pensiamo possano trovare uno sbocco concreto nel mondo del lavoro. E stiamo puntando sul terzo settore, il turismo, l'attività enogastronomica, stiamo puntando sulle attività digitali, le competenze di tipo digitale. Abbiamo in corso un contatto con la Presidenza del Consiglio per Open Fiber, che ha un compito immenso su tutto il territorio nazionale, e anche lì i detenuti potranno essere utili. Ma mi permetto di segnalare anche altre realtà più piccole, ma simboliche del nuovo corso che vogliamo dare al significato della detenzione. In provincia di Caserta esiste un polo orafo e c'è una l'ASI che governa il polo orafo e altre, credo che siano 800 aziende che fanno capo a questo polo orafo. Ora, nell'immaginario collettivo, nella convinzione generalizzata, portare un detenuto a lavorare dove c'è un polo orafo sembra quasi un paradosso. Noi abbiamo lì da 6 mesi dei detenuti che stanno effettuando la pulizia dei vialetti e che quindi sono a conoscenza degli orari in cui i veicoli blindati che portano i valori, gli ori da e verso questi esercizi commerciali all'ingrosso, eccetera, si muovono. Lo stanno facendo in piena sicurezza, nella consapevolezza di stare esercitando una nuova parte del loro percorso di vita. E siamo fieri di questa attività, che è un riscatto importante. Chiudo la parte sul lavoro per dirvi che per noi è veramente un elemento trainante. Il sovraffollamento. Allora, noi oggettivamente abbiamo un incremento di circa 400 detenuti in più ogni mese. Ad oggi abbiamo 60.814 detenuti. Di questi 60.814 detenuti, 43.000 più o meno sono comuni, gli altri 10.000 si dividono in alta sicurezza e 41 bis. Negli ultimi 25 anni, solo in altre 5 occasioni, solo in altre 5 annualità, abbiamo superato i 60.000 detenuti. Siamo ancora lontani dalla soglia che fece scattare la sentenza, la famosa decisione della sentenza Torreggiani, cosiddetta Torreggiani, che imputò all'Italia un trattamento se non disumano, ma comunque
condannò e ordinò all'Italia di rimuovere le condizioni che avevano che costringevano i detenuti in quella condizione di sovraffollamento. La dico breve, ma diciamo, poi mi dilungherò se ci saranno domande sul tema. Come pensiamo di affrontare questo tema? Allora, non è all'ordine del giorno da parte dei decisori politici che guidano il Ministero una riduzione uno sfollamento dei detenuti. Il Ministro è già intervenuto pubblicamente più volte dicendo che si prevede con l'approvazione definitiva della norma che prevede l'applicazione della misura cautelare ad opera di un organo collegiale e non più individuale, si prevede che ci sarà un decremento dei detenuti in misura cautelare, quindi quelli prima del primo giudizio. A questo proposito vi dico che sono credo 8-9 mila. Sì, certo, ci rendiamo conto che sono misure che avranno i loro effetti nel corso del tempo. Un altro diciamo, filone che abbiamo individuato come possibile rimedio a questa situazione è quello dell'ampliamento del numero delle camere detentive. Io ho voluto, a fronte delle varie proposte che c'erano per l'impiego di 166 milioni che aveva messo a disposizione il MIT, e a fronte di numerose pressioni e richieste per la costruzione di nuovi padiglioni o di nuovi edifici penitenziari, il che avrebbe, l'ho fatto calcolare, ho fatto fare una media ai miei collaboratori che si occupano di edilizia penitenziaria, condotto ad ottenere verosimilmente fra 8 e 10 anni nuovi istituti penitenziari finiti al netto di eventuali contenziosi con le ditte aggiudicatarie, ho preferito mettere mano a 25 cantieri già previsti nel precedente piano carceri. Quindi ho preferito utilizzare questi 166 milioni per chiudere tutti i cantieri che erano in corso o che non erano stati ancora avviati, ma per cui esisteva già una progettazione relativa a istituti che sicuramente dovevano continuare ed essere potenziati in questa loro funzionalità. Bene, noi sulla base di questa decisione avremo circa 2.350 posti detentivi in più entro il 2025, fatta eccezione per un caso nel 2028, ma si tratta di poche decine di posti detentivi. Con invece i fondi nostri del Ministero, a parte quelli del PNRR, che come sapete sono i famosi 8 padiglioni da 80 posti ciascuno e quindi porteranno altre 640 posti in camere detentive, con i fondi nostri del Ministero, quindi la riattazione, la risistemazione, la messa a norma. A proposito della messa a norma, guardate che il sistema penitenziario ha ereditato circa il 50% degli istituti costruiti in un'epoca antecedente a tutte le norme sulla sicurezza vigenti nel nostro Paese, quindi un'operazione immane da realizzare. Dicevo, oltre alle 2.350 ospitalità che potremo dare attraverso i lavori eseguiti dal MIT, per alcuni è prevista la realizzazione entro il primo o secondo semestre del 2024, quindi relativamente a breve. Con i fondi del Ministero della Giustizia chiuderemo altre 950 posizioni detentive. Mi piace sottolineare questo, accoppiando i due temi, quello dei suicidi e comunque in generale del rendere dignitosa la permanenza e fruttuosa la permanenza nei nostri istituti ai detenuti, e questo del sovraffollamento in relazione ai lavori che facciamo in corso. Noi abbiamo un ceto
tecnico molto valido dal punto di vista dell'edilizia penitenziaria, ma io vorrei integrarlo con chi si occupa di architettura penitenziaria in chiave sociale, chi possa anche attraverso l'architettura penitenziaria dare una mano per creare luoghi fisici che non deprimano, luoghi fisici che consentano la realizzazione di quella socialità sana nell'ambito e nei limiti delle norme che prevedono la sicurezza. Altri due filoni importanti voglio segnalarvi ai fini della, diciamo, liberazione di posti detentivi. Uno è quello, stiamo proprio in queste settimane avendo interlocuzioni serrate con il Ministero dell'Interno per spingere verso le espulsioni previste dall'articolo 16,5 della legge del testo unico sull'immigrazione. C'è la problematica della identificazione, ma si tratta di delle espulsioni che possono essere fatte senza che si debba ottenere il consenso del detenuto e soprattutto senza che lo Stato recipiente, scusatemi, senza che in relazione allo Stato recipiente si debba valutare le condizioni carcerarie, le condizioni di umanità detentiva, perché non vanno a scontare la pena lì. Si tratta di un'espulsione che va applicata a soggetti che devono scontare solo 2 anni di pena e che sono in determinate condizioni, che verrebbero semplicemente espulsi in alternativa alla detenzione. Quindi non ci si deve preoccupare della situazione detentiva locale. In realtà voglio aggiungervi altre iniziative che stiamo mettendo in campo, anche se destinate a poche centinaia di detenuti, però mi piace sottolinearle perché sono indicative di quello che ritengo essere un modo nuovo di curare l'esecuzione della pena. Io ho incontrato, a margine dell'incontro che c'è stato qualche mese fa, prima di Natale, credo, la Presidente del Consiglio con il Presidente del Governo albanese, il mio omologo albanese, e ho scoperto che hanno stretto un accordo con la Gran Bretagna attraverso il quale a pagamento il costo che il Regno Unito ha pagato all'Albania è 34 euro a detenuto per giorno. Il Regno Unito ha trasferito i detenuti albanesi che stavano scontando la pena nel Regno Unito, li ha trasferiti negli istituti penitenziari albanesi. Gli albanesi ne hanno ricavato questo contributo economico. Ci è venuto in mente la possibilità di replicare lo stesso accordo, però diciamo con qualche modifica. In particolare, tenete presente che il costo medio al giorno di un detenuto per il nostro paese è di oltre 100 euro, quindi dal punto di vista economico diciamo, guadagneremmo il 66%, ma l'idea è quella di non dare all'Albania soldi, ma di dare servizi di tipo penitenziario, quindi know-how, addestramento, materiali per la custodia. Ma questo che potrebbe essere semplicemente un baratto, noi lo vogliamo in qualche modo, come dire, vogliamo far pesare il nostro modo etico di pensare alla esecuzione della pena. E allora stiamo immaginando che se dovesse andare in porto questa idea, stiamo immaginando di creare dei percorsi professionalizzanti ad hoc per questi detenuti, in modo da restituire allo Stato albanese, questo può valere anche per gli altri Stati, dei detenuti che abbiano l'interesse a rimanere nel paese perché dotati di una nuova professionalità, di nuove capacità. Si presentano non come dei reietti provenienti dal carcere italiano, ma si presentano come dei detenuti che il carcere italiano ha formato nell'ambito di delle
diciamo, capacità lavorative che immaginiamo possano essere rinvenute in quel paese. Immaginiamo, o meglio, accertiamo che possano essere rinvenute in quel paese. L'ultimo tassello di questo percorso tortuoso, ripeto, a bocce ferme e ad invarianza finanziaria, è quello relativo alla possibilità per è tema che è stato evocato in ultimo dal precedente garante dei detenuti Palma, professor Palma, quello di concentrare l'attenzione sui quello di concentrare l'attenzione sui detenuti con fine pena breve, quindi 6, 12, 18 mesi, e di immaginare di costruire un luogo intermedio tra la detenzione e la riconquista della libertà sulla falsariga delle comunità per i tossicodipendenti. Immaginando la individuazione di comunità di accoglienza, comunità educative, validate dalle regioni, finanziate da Cassa delle Ammende, dove sulla base di una lista nazionale verificata anche dal punto di vista della sicurezza, ma dico sicurezza non sicurezza penitenziaria, perché si tratterebbe di comunità non vigilate dalla polizia penitenziaria, con la creazione quindi di una lista nazionale dove il magistrato di sorveglianza possa attingere e inviare il detenuto a fine pena che abbia quelle condizioni di soggettive, di non recidiva, di non pericolosità, eccetera, tali da poter consentirgli di passare gli ultimi 6 mesi, gli ultimi 12 mesi in questo avvio alla conquista della libertà, previa realizzazione di un percorso rapidissimo in carcere di formazione a questo nuovo passaggio. Io mi fermerei, mi spiace, sono un po'. D'accordo. Sì, aspetto domande. Allora, ringrazio il dottor Russo, ovviamente abbiamo, come era ipotizzabile, sforato di circa un quarto d'ora i tempi che si erano previsti. Questo renderà immaginabile poi anche un'altra occasione di audizione per un secondo giro di domande e risposte. Io nel frattempo, per sfruttare al meglio il tempo rimasto a disposizione fino alle 15:45, darei la parola all'onorevole Gianassi per il gruppo del PD. Grazie Presidente, dico che noi faremo 4 interventi, spero il più breve possibile, su punti diversi. Io vorrei proprio intervenire sul sovraffollamento carcerario, punto sul quale il capo del DAP si è concentrato negli ultimi minuti del suo intervento. Che la situazione carceraria sia complessa, difficile in Italia da molto tempo è indiscutibile, tuttavia le scelte di politica, non risponde il DAP, ma il governo, di politica criminale che sono state assunte negli ultimi mesi stanno aggravando questo problema. Un sistema già fragile oggi rischia di essere completamente allo sbando. Paradossalmente rispetto a quello che ci aveva dichiarato Nordio, io ricordo che Nordio prima di diventare ministro disse: l'errore, l'equivoco della destra è pensare di garantire la sicurezza attraverso l'inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che diventa criminogeno. Carlo Nordio, nominato ministro, ha detto: la velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati. Occorre eliminare il pregiudizio che la sicurezza o la buona amministrazione siano tutelati dalla legge penale. Questo non è vero. E qui, dinanzi a noi, nelle linee programmatiche, ha detto, dallo stenografico risulta, certezza e rapidità della pena non significano tuttavia sempre solo carcere. E ha aggiunto, per quanto riguarda i reati minori, la moderna criminologia ci ammonisce che sotto l'aspetto afflittivo, preventivo e rieducativo esistono sanzioni assai più efficaci della detenzione. In termini giuridici e razionali è meglio la concreta esecuzione di una pena alternativa. Carlo Nordio, cosa è successo da un anno a questa parte? 15 reati nuovi. Tutti puniti con il carcere, aumento della popolazione carceraria. Ma è successo quello che Nordio
prevedeva, e cioè che con una politica criminale di quel tipo lì non si garantiscono le esigenze di sicurezza dei cittadini. Quale cittadino in Italia oggi dice che è più sicuro di quanto non lo fosse 6 mesi fa o un anno fa? Perché la storia ci insegna, se usiamo un metodo scientifico di analisi dei problemi, che aumentare le pene, aumentare il carcere non risolve il problema della sicurezza in un paese e al contempo rischia di compromettere irrimediabilmente i diritti della popolazione carceraria, che un giorno uscirà dal carcere e non sarà nelle condizioni di essere stata recuperata ancora una volta a tutela dei cittadini. Vengo al tema del sovraffollamento carcerario. Lei ci ha ricordato che la popolazione carceraria cresce ogni anno di 4.600 unità. In effetti i dati dicono che al 31 dicembre 22 c'erano 56.000 detenuti e oggi sono oltre 60.000. L'8% di aumento in un solo anno. Se questo è il trend, mi permetto di rilevare che l'obiettivo del governo di aumentare da qui al 2025 2.350 posti con l'intervento del piano carceri servirà a tamponare soltanto una piccola parte dell'aumento che noi avremo. Cioè lei oggi ci ha ricordato che aumentando ogni anno di 4.800 unità le persone detenute, da qui al 25 ne avremo 9.600 persone in più, delle quali forse 2.350, se riuscirete nel vostro piano, saranno in qualche modo in spazi più larghi. Quindi lei ci ha detto che gli strumenti in mano al governo oggi non sono in grado di arginare l'aumento della popolazione carceraria. L'indice di affollamento in un anno è cresciuto dal 117% al 127%, di 10 punti. E la capienza, mi permetto di sottolinearlo dai dati che risultano, si è ridotta. Cioè questo governo che dice di aumentare la capienza indica una capienza di 51.500 posti alla fine 22, alla fine del 23 sono 51.300, cioè meno 180 posti, poi se i numeri sono diversi ce lo potrà dire. Così come i posti disponibili che risultano ridotti nell'ultimo anno dalla fine del 22 alla fine del 23 di 320 unità. Ma perché è evidente? Come ci ammonivano in passato che non si può svuotare il mare con una conchiglia, è difficile risolvere il problema del sovraffollamento pensando di aumentare, non si sa come, non si sa quando, con quali tempi, con quali investimenti, in un settore povero di risorse come la giustizia, il numero dei posti. Non lo diciamo noi, è la storia di questo paese e degli altri paesi che ce lo dice ed è lo stesso Nordio che ce lo ricordava non più di un anno fa. Mi sembra che lei ipotizzi... conto del governo evidentemente alcune misure. Lei ha ricordato la proposta del ministro Nordio, che è una proposta di legge, ancora non è legge, circa la decisione del giudice collegiale anziché monocratico sulle misure cautelari. A parte che lo stesso ministro Nordio, la sua proposta fissa l'entrata in vigore tra 2 anni e quindi siamo nuovamente punti a capo. Questa non è una misura che consente di risolvere il problema del sovraffollamento e non si capisce perché lo dovrebbe risolvere, perché teoricamente è neutra rispetto alla popolazione carceraria. Sappiamo che ci sarà un collegio anziché il giudice monocratico a decidere quel fatto, a meno che non si pensi che il giudice monocratico manda in galera più facilmente il giudice collegiale, però in ogni caso è un tema che solo per darvi gli aggiornamenti sui tempi siamo a 5 minuti già solo col suo intervento. Quindi mi avvio a chiudere. L'unica proposta che lei ha citato, mi permetto di evidenziare, può essere io credo interessante. Non è francamente immaginare nuovi accordi per mandare detenuti all'estero, magari detenuti modello che il nostro sistema, che non è in grado di garantire un piano efficace reinserimento, sia in grado addirittura di farlo per detenuti che vanno all'estero. È la misura riguardo al reinserimento delle persone che hanno da scontare una pena da 6 mesi, 12 mesi o un anno e mezzo. Qui c'è Magi, che è primo firmatario di una proposta di legge che noi abbiamo firmato sul reinserimento nelle case di comunità di questo personale. Se questo è un punto che interessa, io credo che possiamo fare un lavoro comune. Per il resto siamo molto molto preoccupati per la situazione e soprattutto per le prospettive. Mi taccio e lascio la parola ai colleghi per i loro interventi. Chiudo con una chiosa: non abbiamo parlato di polizia penitenziaria, ci risultano vuoti di organico da colmare enormi anche rispetto ai numeri formali del Ministero, quando poi sostanzialmente sappiamo che molti non sono impegnati direttamente nei servizi carcerari perché hanno la sorveglianza, il tribunale. Io mi sono segnato per esempio dei numeri e lascio poi davvero la parola sul carcere della mia città, Sollicciano, risulta una pianta organica di 556, abbiamo letto sul sito 444 unità, ma la direttrice dell'istituto parla di 350 persone effettive. Insomma, un vuoto d'organico addirittura più ampio di quello che formalmente risulta, mi sembra un problema molto significativo. Mancherebbe l'onorevole Di Biase e Serracchiani e Zan fanno un intervento molto. Ma la mia è una domanda, quindi sarò brevissima. Poi ci sono Vinci Maggi d'Orso.
Allora, se riuscite a contenerlo sinteticamente in un minuto istanti a testa, altrimenti facciamo a rotazione gli altri gruppi e poi ritorniamo sul PD, perché altrimenti rischiamo che alcuni gruppi non riescano materialmente a parlare. Riusciamo in un minuto, Presidente? Prego. Almeno io riuscirò ad attenermi. La domanda che vorrei porre riguarda la situazione di detenzione a cui sono sottoposti degli innocenti, ovvero i bambini. Parliamo delle madri in carcere. Gli ultimi dati che abbiamo rispetto al nostro paese, gli ultimi dati disponibili pubblicati dal Consiglio d'Europa, dicono che l'Italia in Europa si colloca seconda dopo la Polonia per numero di bambini detenuti negli istituti penitenziari. Mi pare un dato drammatico, perché qui davvero parliamo di innocenti e sappiamo che sono innocenti e pur tuttavia stanno scontando una carcerazione ingiusta. Allora ecco, visto che la nostra posizione è chiara, naturalmente non la devo esplicitare a lei, abbiamo avuto modo di esplicitarla nelle sedi opportune, noi riteniamo che bisogna prevedere di investire sulle case famiglia, reputiamo che siano gli unici luoghi adatti ai bambini. Oggi sappiamo che invece sono sia all'interno delle ICAM sia all'interno dei carceri. Ora, per chiunque, no, ci sono nelle carceri, ho visto che ha scosso la testa, mi permetto di interloquire, all'interno del carcere di Re Bibbia sono in strutture differenziate dal carcere, ma non lo spiego a lei, non c'è possibilità di smentita sul fatto che quei bambini si trovino in carcere, come non c'è possibilità di smentita che anche le ICAM sono delle strutture carcerarie, quindi diciamo solo a chi la vuole vivere o vedere in modo diversa possono, insomma, i bambini sono reclusi e stanno scontando la pena come la stanno scontando le madri. Ecco, io vorrei sapere rispetto a questo qual è la situazione e se, come io mi auguro, si stiano facendo delle valutazioni che guardino al futuro e non invece a un metodo che ormai appare sorpassato. Grazie, alternerei un attimo gli interventi, quindi ha chiesto la parola l'onorevole Matone, poi Dorso. Teniamo il tempo. Allora, abbiamo le audizioni sul PDL maltrattamento reati animali alle 15.45, quindi abbiamo, diciamo, possiamo... Quindi c'è una programmazione sulle audizioni che si concludono oggi, per cui poi ovviamente avremo modo di proseguire in una prossima seduta. Non possiamo annullarla, chiaramente. Ripeto, abbiamo già preso atto che faremo un'ulteriore seduta, quindi io non sottrarrei tempo a, diciamo, polemizzare su questo, o ne parleremo in ufficio di presidenza, ma farei parlare i colleghi. Onorevole Mattone, prego. Cercherò di essere la più sintetica possibile, anche se i temi che lei ha trattato sono un'infinità e tutti a me cari. Allora, il quesito che io pongo all'opposizione, quindi... Il sovraffollamento penitenziario, cioè 60.800 detenuti, sono frutto di cosa? Quali sono queste norme che avrebbero incrementato l'ingresso in carcere? L'utero in affitto, che è vietato? Decreto Cutro, regolarmente sabotato dai miei ex colleghi? Divieto dei rave? Io non riesco a capire il nesso tra le norme che noi come Parlamento abbiamo approvato e il sovraffollamento. Quindi è una domanda che rivolgo a loro più che a lei. Lei ha giustamente sottolineato che il tema dei suicidi purtroppo non è legato alla patologia del soggetto. Il soggetto non si suicida perché è affetto da qualche patologia psichica, il soggetto si suicida perché purtroppo non regge lo stress della detenzione. E il suicidio di ogni detenuto è un dramma, è un fallimento
è un dramma per chi si uccide e per i suoi familiari, è il fallimento delle istituzioni. Ora, io credo che lei giustamente ha sottolineato il fallimento a sua volta del colloquio di primo ingresso. Perché dico questo? Perché il colloquio di primo ingresso è un colloquio che dovrebbe essere centrale per creare una prevedibilità di eventi possibili che purtroppo non è. Io ricordo colloqui di primo ingresso estremamente, voglio dire, veloci, non approfonditi. E poi c'è il tema dei temi. Il trattamento, purtroppo, da un punto di vista anche intellettuale, si applica ai detenuti definitivi. Il trattamento, inteso nel senso diciamo sociologico, antropologico del termine, si applica ai soggetti definitivi che devono essere, tra virgolette, rieducati. Non si applica ai soggetti che entrano in carcere e sono astrattamente e certe volte materialmente innocenti. Quindi io credo che dobbiamo uscire da questo inganno, se vogliamo, culturale, trattandoli per una volta come se fossero tutti colpevoli. Quindi va potenziato il supporto di questi soggetti e magari se ci spiega meglio questo ruolo degli avvocati segnalanti, perché mi pongo il problema di tutti gli extracomunitari o dei disgraziati che non hanno l'avvocato, hanno il difensore d'ufficio che li ha poi mollati. Quindi questi soggetti come fanno ad accedere a questo sistema di segnalazione? Peraltro, in tema di carcere, noi viviamo sempre il tema della sperimentazione. Io ricordo gli anni tra il 2008 e il 2010 quando ci inventammo la vigilanza dinamica. La vigilanza dinamica è stata una grande presa in giro, un grande fallimento per gli addetti ai lavori, perché non abbiamo risolto assolutamente niente, ce ne siamo riempiti la bocca. Io ricordo seminari, ritiri spirituali e quant'altro di noi che ci occupavamo della cosa, io facevo lo stesso lavoro suo un tempo e mi fu imposta questa vigilanza dinamica, tutti tripudiavano, la sinistra tripudiava per questa cosa che è stata un fallimento totale. Non dico quello che dissero gli agenti della polizia penitenziaria quando mi recai a visitare come si chiama il carcere di Napoli, Poggio Reale, e mi spiegarono come funzionava la vigilanza dinamica tra i clan della Camorra che dominavano la situazione. Mi dissero: dottore, acca, la vigilanza dinamica non serve perché le regole se le danno loro. Quindi dobbiamo anche capire che le carceri sono un universo a sé stante nel quale noi dobbiamo entrare ficcandoci dentro realtà che ci sembrano inaccettabili ma con le quali dobbiamo fare i conti. Quindi bene questa idea di potenziare le misure alternative, però io ritengo anche che da un punto di vista legislativo, più di quello che abbiamo fatto nel tirare fuori la gente, non possiamo fare, perché siamo arrivati al limite estremo di tensione del sistema, i famosi 4 anni, 6 anni, i reati ostativi e quant'altro. E quindi a me non resta che augurarle buona fortuna e chiederle chiarimenti su questa vicenda degli avvocati e come si pensa di supplire a questa cosa rispetto alla stragrande maggioranza della popolazione che è composta di disperati e di poveri. Grazie. Grazie onorevole Mattoni anche per essere rimasta entro i 5 minuti. Dorso, abbiamo già preso atto che ci sarà una seconda seduta di risposte e nuovi interventi, quindi se riesce a contenersi, fermo restando che potrà intervenire di nuovo nei 5 minuti, riescono a intervenire anche i colleghi Maggi e Dori che si sono iscritti. Grazie. Grazie Presidente, io andrò dritta senza troppi convenevoli, purtroppo causa tempo, facendo delle scelte. Avremmo voluto diciamo, andare anche su ulteriori argomenti. Allora, innanzitutto proprio la prima domanda che io avrei voluto fare, in parte ha avuto già una risposta sulla descrizione, se per così dire, dei profili di ogni detenuto che si è tolto la vita. Perché occorre indagare appunto su cosa accada. Ho compreso che avete già, però non avete completato ancora questo studio con questo gruppo di lavoro,
C'è un dato che riguarda il dato, diciamo, che riguarda il maggior numero di suicidi nelle case circondariali. Mi pare di avere compreso, questo è già qualcosa che avete fatto emergere. Io cito, per sviluppare un ragionamento, invece il rapporto Antigone, pure, dove effettivamente comunque ci restituisce una fotografia su un aspetto in particolare, ovvero sia, parliamo degli 85 suicidi del 2022, quindi ci arretriamo un po', però ci consente di fare un ragionamento. E 50 detenuti si sono tolti la vita nei primi 6 mesi di detenzione, 21 nei primi 3 mesi, 16 nei primi 10 giorni, 10 nelle prime 24 ore, quindi all'arrivo, all'ingresso. Volevo chiedere conferma sulla correttezza di questi dati, per cui anche il ragionamento che viene fuori è quello per cui l'impatto con l'istituto penitenziario, quindi il primo impatto verosimilmente che manda in disperazione dei detenuti. E allora il punto è questo, il punto è che occorre a nostro avviso rafforzare quindi l'attività trattamentale anche nelle case circondariali e senza alcuna differenziazione rispetto a questo punto ai detenuti che abbiamo davanti. Quindi si possono calibrare i programmi, ma sicuramente si deve dare un senso al tempo. Ecco, al tempo che il detenuto trascorre all'interno dell'istituto. Di questo lo Stato si deve fare carico in qualche modo. Quindi volevo comprendere se avete ad esempio fatto una mappatura dell'offerta trattamentale anche sotto il profilo delle attività sportive, quindi anche delle attività sportive culturali, come possono essere laboratori di lettura, laboratori di scrittura, come possono essere laboratori teatrali all'interno degli istituti penitenziari, con particolare riferimento a questo punto alle case circondariali, capire che tipo di offerta offrono. Ancora, più educatori, diciamo la chiave di volta dovrebbe essere una maggiore presenza dei funzionari giuridico-pedagogici, però non posso non sottolineare che nell'ultima legge di bilancio non c'era un euro per nuovi funzionari, nuove assunzioni, e invece qua ci stiamo dicendo che è la priorità per arginare questo fenomeno. Mi permetto anche di ricordare che anche nella scorsa legge di bilancio non c'era un euro sui funzionari giuridico-pedagogici, ma grazie al cielo è stato accolto un emendamento del nostro gruppo parlamentare, a mia prima firma, che prevedeva di bandire un concorso straordinario per questi profili. In ultimo, più professionisti della sanità, mi pare di capire, a disposizione degli istituti penitenziari. Anche qui avevamo nell'ultima legge di bilancio proposto un emendamento che in qualche modo desse un'indennità aggiuntiva a coloro i quali, diciamo, a psichiatri, psicologi che accettassero comunque di fare questo servizio che riteniamo fondamentale. Ebbene, c'è stato bocciato, e allora io le chiedo se avete una soluzione alternativa, ma non vorrei che la risposta fosse di affidare anche questo alla sanità privata, come ho letto su alcuni articoli di stampa, quindi le chiedo un chiarimento sul punto. E alla fine, solo una cosa invece in tema proprio più strettamente di sovraffollamento. Le chiedo, perché anche qui ho un rapporto di sistema penale abbastanza aggiornato, che ci sviluppa tutto un ragionamento sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi. Sembra in qualche modo prospettarsi, vorrei capire se il Ministero ha fatto uno studio prospettarsi l'impatto positivo rispetto al sovraffollamento, cioè i nuovi ingressi in carcere, dell'applicazione dell'istituto delle pene sostitutive. Se c'è una proiezione in questo senso da parte vostra che possa dire che negli anni futuri in qualche modo ci saranno meno ingressi a compensare poi, insomma, la situazione. Grazie. Grazie onorevole D'Orso. Nell'ordine, Dori, Maggi e poi la chiusura dei due colleghi del PD che ancora non sono intervenuti, quindi sforeremo di qualche minuto, ma se siete tutti concisi ce la possiamo fare, fermo restando che poi ci riaggiorniamo. Prego, onorevole Dori. Sì, grazie Presidente. Allora, io ho apprezzato della relazione del dottor Russo il fatto che sia partito dal tema dei suicidi
e che abbia dato quindi massima centralità al tema dei suicidi, però ecco, vorrei essere chiaro e quindi vorrei sentirlo poi esplicitamente anche dal dottor Russo che il nostro obiettivo deve essere quello di avere zero suicidi, non meno suicidi, ma l'obiettivo deve essere proprio quello di avere zero suicidi. Questo lo dico perché purtroppo magari non era il suo intendimento da parte del ministro quando invece qualche settimana fa è venuto in aula nella sua relazione annuale e invece ha usato espressioni che parevano più una resa quando diceva i suicidi ci sono sempre stati, ci sono ovunque, un po' in tutti i paesi, anzi alcuni paesi stanno addirittura peggio. Nel 2023 è andato meglio rispetto al 2022, ecco, questo è un po' una resa, quindi davvero vorrei in modo esplicito che si dicesse che comunque l'obiettivo deve essere quello di avere zero suicidi. Poi ha parlato delle equipe multidisciplinari, le pongo quindi una domanda per quando poi tornerà, vorrei dei dati precisi rispetto quando lei dice pochi psicologi, pochissimi psichiatri, ha detto. E ecco, vorrei i numeri effettivi di questa equipe multidisciplinare, di cui poi ha detto che ci sono anche delle carenze proprio a volte anche nella stesura delle schede che loro elaborano, ma questo dipende sicuramente non da una cattiva preparazione da parte delle equipe multidisciplinari, ma dalla mancanza di risorse. Il problema è che le risorse vanno chieste al Ministero, presso il quale chiaramente il DAP è incardinato. Quindi ecco, questo va quindi anche a livello politico, va proprio sollecitato al Ministero per ottenere e avere queste risorse. Va benissimo anche i volontari, le associazioni, gli avvocati all'interno delle carceri, tutto benissimo. Però chiaramente deve essere soprattutto poi lo Stato che deve creare le condizioni all'interno, la società civile all'interno, apro e chiudo una parentesi, magari tutta la società civile, anche il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ecco, potrebbe ecco, essere utile in questo contesto. So che ci sono state delle risposte, delle giustificazioni da parte del DAP, secondo me poco credibili, però al di là di questo un episodio sul quale poi si può anche potrà dare poi ulteriori elementi. Anch'io, e qui concludo, il tema delle donne detenute. Quindi anche da questo punto di vista le chiederei per la prossima volta se ha dei dati proprio precisi rispetto al numero delle donne incinte detenute e con i loro figli, perché desta particolare preoccupazione, anche se il testo non è ancora stato reso pubblico, di questo pacchetto sicurezza rispetto al tema del differimento obbligatorio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte. Ecco, questo è un po', ho cercato davvero di condensare, Presidente, il tutto. Grazie onorevole Dori, la parola all'onorevole Maggi. Grazie Presidente, nel ringraziare il dottor Russo mi faccia sottolineare l'importanza del fatto che nell'ultima parte della sua relazione abbia indicato una soluzione di riforma del carcere che a opinione di chi parla è forse una delle poche idee di riforma effettiva, e cioè la realizzazione di luoghi, io li chiamo case territoriali di reinserimento sociale, che possano ospitare chi ha meno di un anno di pena. Si può pensare a questo per iniziare, si tratterebbe di tra i 7.000 e gli 8.000 detenuti, quindi con un impatto diciamo di alleggerimento del sistema penitenziario, per realizzare dei percorsi su piccoli numeri di vero reinserimento sociale, formazione lavorativa, cosa che oggi nelle condizioni direi di patologia cronica del sistema penitenziario è oggettivamente impossibile fare. E però deve diventare più che un'evocazione un lavoro concreto. C'è già una proposta di legge su questo, che è la 1064, a mia prima firma, ma sottoscritta da diversi altri gruppi, quindi con una sua trasversalità. È forse il caso che si cominci a entrare nel merito di un lavoro parlamentare e che anche il DAP e il Ministero in questo ci diano una mano. Il secondo punto, vado necessariamente in modo molto sintetico, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sull'affettività in carcere. Che cosa fa il DAP? Che cosa intenda fare? Dal momento che la Corte si è rivolta al legislatore, ma si è anche rivolta al DAP direttamente, indicando in quella questione un diritto esigibile e quindi la necessità che nell'immediato vi sia un lavoro per trovare il modo fattivamente di rendere possibile il godimento di questo diritto. Altro punto,
la necessità di chiudere quella vergogna da un punto di vista costituzionale che sono le case lavoro per misure di sicurezza. Sono 300 persone che nel nostro paese sottostanno a questa tipo di misura, e forse insomma anche su questo vorremmo capire che tipo di approccio il DAP vuole avere. Per quanto riguarda i suicidi, un modo di affrontare la questione, al di là di tante cose che si possono dire, è quello di limitare fortemente, se non direi io di eliminare, l'isolamento disciplinare, lasciando solo la possibilità di isolamento giudiziario e isolamento sanitario, di tutta evidenza. Perché poi, se andiamo a vedere i casi specifici in cui avvengono, sono molto spesso situazioni di questo tipo. Infine, anche riprendendo la domanda che ci rivolgeva la dottoressa Matone, magari per la prossima volta quando torna si può avere una statistica di questi 400 nuovi ingressi mensili che ci sono, quali sono le tipologie di reato? Perché la dottoressa Matone è così sicura che non abbiano nulla a che fare con l'attività del governo. Io credo che noi scopriremmo, ad esempio, che c'è un'incidenza significativa dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti e in particolare del comma 5, i fatti di lieve entità, su cui questo governo ha aumentato sensibilmente le pene, favorendo l'ingresso in carcere anche per appunto reati di lieve entità. Grazie onorevole Maggi, la parola all'onorevole Serracchiani e Zan, nell'ordine che voi sceglierete. Zan, prego. Grazie, ringrazio anche io il dottor Giovanni Russo. Due domande velocissime. Lei parlava di un carente rapporto umano nelle carceri, che è necessario, diciamo, un nuovo approccio, oltre al sostegno psicologico e psichiatrico che è carente anche per il numero di organico carente. Ecco, per prevenire il suicidio, dottor Russo, servirebbero più telefonate. Ecco, questo aiuterebbe moltissimo. Il contatto con le famiglie è una delle poche forme di prevenzione. Durante il Covid c'è stata diciamo un'apertura e si è visto che c'è stato un miglioramento anche del rapporto dei detenuti con le famiglie. Oggi solo 10 minuti a settimana, che diventano 10 minuti al giorno per chi ha figli minori, solo a Padova e poche altre carceri il direttore ha accettato di mantenere una telefonata quotidiana. Ecco, tornare a una telefonata quotidiana in tutte le carceri garantirebbe, anche per il lungo trattamento, garantirebbe, diciamo, anche una prevenzione per quanto riguarda i suicidi. Poi un'altra domanda sulla storica sentenza della Corte Costituzionale sugli affetti. Ecco, voi intendete pensare da subito di realizzare strutture agili per permettere i colloqui riservati, per garantire anche un diritto all'intimità, che è un fatto di diritto umano. Ecco, su questo mi piacerebbe avere le due risposte precise. Grazie. Grazie onorevole Zan. Onorevole Serracchiani. Ma allora, intanto soltanto sulla questione degli ingressi, non lo diciamo noi, lo dicono i magistrati, lo ha detto anche il garante dei detenuti. Il solo decreto Caivano, per le motivazioni che ricordava il collega Maggi, anche per la questione relativa alle carceri minorile, anche lì ci sono ingressi in aumento. Nel 2023 sono entrati più 3.985 detenuti, nel solo 2023 più 2.010 nel 2022, più 1.884 nel 2021, cioè più del doppio dell'anno, degli anni precedenti. Questo francamente credo che qualcosa debba dire, ma mi associo alla domanda: se gentilmente ci dite perché entrano, magari riusciamo a capire anche se per caso c'è un collegamento, che secondo noi c'è. Sui suicidi, quello che è stato detto è importante, e credo che sia anche importante questo studio e lavoro che lei stava dicendo, dottor Russo, la ringraziamo anzi di questa attenzione. Da tanto tempo, dovrebbe accadere entro il mese di febbraio, noi chiediamo un'indagine conoscitiva sulla circostanza non solo dei suicidi ma anche della salute mentale in carcere. Allora, sul tema della salute mentale una mezza risposta ce l'ha già data: entrano e non li verifichiamo come dovremmo, figurarsi se entra una persona che ha un disagio psichico o psichiatrico anche molto forte. Noi lo abbiamo visto con i nostri occhi e le posso assicurare che quello che abbiamo visto è di una inciviltà inaudita e non è dignità umana quella a cui abbiamo assistito. Ci risultano
ci risulta che il 40% dei detenuti faccia utilizzo di medicinali sedativi e il 20% almeno utilizzi antidepressivi e ci sia un aumento dell'uso degli psicofarmaci in carcere. Allora, su questo io le chiedo, dottor Russo, una non solo attenzione ma anche una risposta su quello che si fa di fronte al detenuto con disagio psichico e psichiatrico. Quali sono le proposte che voi fate per cercare di risolvere? È una domanda semplice. Nell'epoca della digitalizzazione, perché il fascicolo clinico personale del detenuto non è digitalizzato e non è messo in collegamento, visto che siamo all'epoca del fascicolo clinico elettronico, con la sanità? Perché se il tema della sanità penitenziaria ha delle falle, è su questo che si deve intervenire, e anche subito. Poi c'è il tema dell'organico. E anche sull'organico ci sono strutture vuote perché ai bandi di concorso per medici, infermieri, psicologi e psichiatri non si presentano. Una domanda: ma perché non proponete che le carceri diventino delle sedi disagiate, così che le indennità e le somme che vengono percepite da queste persone siano superiori e quindi magari facilitiamo e incentiviamo anche la presenza di personale che oggi non accede perché non ha nessuna convenienza nel farlo? Da ultimo, ci risulta che a differenza delle altre forze dell'ordine in generale, penso ad esempio alla Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria non abbia un regolamento sui casi disciplinari che attengono ad esempio alle sospensioni, in particolare alle sospensioni facoltative, tant'è ci risulta che in alcune circostanze siano, diciamo così, si sia assistito a decisioni un po' particolari per cui persone che sono indagate hanno trattamenti circa la sospensione diverse. Domanda: avete intenzione di fare un regolamento che disciplini anche queste situazioni e se gentilmente ci dice anche qual è il limite della discrezionalità che in certe circostanze ha fatto sì che a parità di indagine, o meglio di reati per i quali si è indagati, ci sia stato un atteggiamento diverso nei confronti del personale. Questo anche e soprattutto per la tutela del personale stesso, che ha bisogno di regole certe, che ha bisogno anche per la propria ovviamente presunzione di innocenza che noi vogliamo salvaguardare sempre, ci sia chiarezza su questi comportamenti. Assolutamente sì, in corso. Quindi su questo anche magari una chiarezza sarebbe quanto mai opportuna. Non ne abbiamo parlato e chiudo, la questione REMS. Qual è la posizione del DAP, qual è diciamo così, in prospettiva l'intenzione che avete, ci ha parlato delle case di comunità, c'è un passaggio ulteriore se vuole che è quello appunto delle REMS su cui forse una riflessione andrebbe fatta e che al momento non vediamo fatta. Grazie onorevole Serracchiani, si sono aggiunti in coda due, Fratelli Italia rinuncia e formulerà una eventuale domanda scritta o si riserva nella prossima seduta. L'onorevole Caffiero De Rao e l'onorevole Ciani, ma vi chiedo con riserva di intervenire eventualmente se serve nella prossima seduta, di concentrarvi in un paio di minuti perché altrimenti sforiamo di troppo le audizioni già collegate. Sì, innanzitutto ringrazio il dottor Russo per l'ottima relazione, come sempre molto precisa, che evidenzia una grande sensibilità verso le problematiche proprio dei detenuti. E io volevo porre alcune domande, innanzitutto con riferimento ai suicidi. Vorremmo capire, quando verrà la prossima volta, se si trattava di detenuti in custodia cautelare, in attesa di sentenza di primo o secondo grado, o condannati con sentenza definitiva. Se erano detenuti assegnati al circuito comune o all'alta sicurezza o alla detenzione speciale ex articolo 41 bis, se si trovavano in cella da soli o insieme ad altri detenuti. E poi l'altra domanda, lei giustamente ci ha detto che abbiamo in questo momento circa, o meglio, in modo preciso 60.814 detenuti. I posti disponibili sembra che siano 51.000, almeno questo è il rilevamento. Quindi ora mancano oltre 9.000 posti disponibili. L'Italia è stata già condannata in varie occasioni dalla Corte Europea per il sovraffollamento. Ma ancora ci sono celle con 10 detenuti all'interno delle carceri? Cioè qual è il massimo di affollamento e quali sono i luoghi
luoghi di detenzione in cui continua ad esserci questo sovraffollamento eccessivo. E un'altra domanda, con riferimento agli istituti di quell'articolo 41 bis alla detenzione speciale, si è evidenziato una serie di problematiche. La prima è stata quella della possibilità per i detenuti del 41 bis di avere colloqui, tanto da poter concertare a volte anche delle loro strategie, e da questo ne deriva naturalmente, come dire, una riduzione anche della possibilità di controllo effettivo. E su questo possiamo avere dei dati oppure una possibilità di un inquadramento un po' più chiaro su quella che è l'attuale situazione? Ed ancora, i detenuti che si sono suicidati si sono potuti trovare in una situazione evidentemente di solitudine, e ciò è avvenuto per la mancanza di personale? Quant'è la polizia penitenziaria che manca? Che, se almeno nell'immaginario di ciascuno di noi, se il controllo nelle celle avviene in modo costante, non dovrebbero avere il tempo di suicidarsi. Quindi capire un po', questo dipende dalla difficoltà che si ha nei controlli, dalla mancanza di personale, dall'organizzazione, cioè da che cosa è dipeso? Naturalmente questa domanda si aggiunge alle altre, ma quanti sono poi gli uomini della polizia penitenziaria che mancano? Si diceva circa il 15%, il che già sarebbe un numero elevatissimo, ma avere anche su questo dei numeri forse è importante, anche per comprendere se gli istituti penitenziari, i singoli istituti penitenziari, manchino di un numero rilevante di uomini, e se ciò è anche da come dire, poter ricondurre agli istituti penitenziari nei quali si sono verificati i suicidi. Bene, poi altre domande casomai le farò altrove. Grazie. Grazie onorevole Capello De Raul, la parola all'onorevole Ciani. Grazie Presidente, sarò brevissimo. Ringrazio il dottor Russo per il lavoro che svolge, anche per diverse cose che ha detto sulle quali concordo. Vorrei portare alla sua attenzione, alla vostra attenzione, una situazione specifica, e mi si perdoni, ma secondo me è indicativa. Il carcere di Verona Montorio, dove negli ultimi 3 mesi ci sono stati 5 suicidi. Allora, io credo che molte delle cose noi ci siamo detti oggi vadano analizzate attraverso le persone, attraverso i luoghi, attraverso le situazioni dove queste accadono. È una struttura che ho visitato, non è peggiore di altre strutture dal punto di vista strutturale. È evidente che magari 3 educatori per oltre 500 detenuti non è un numero degno del nostro Stato, oltre ai temi della sanità, eccetera. Però io credo molto nelle parole che lei ha detto: noi custodiamo i detenuti, e in quel noi c'è lo Stato, non c'è l'opposizione, il governo o la maggioranza, e quindi io credo che in un istituto italiano 5 suicidi in 3 mesi sono un segnale a cui dobbiamo dare una risposta molto puntuale. Glielo chiedo come faro di attenzione specifico, chiaramente non è che deve rispondermi oggi, ma la pregherei di prenderlo in seria considerazione, magari lo approfondiamo anche nella successiva audizione. Grazie. Grazie onorevole Ciani, considerato che abbiamo già concordato di aggiornarci in una prossima seduta, anche perché appare evidente che i temi da approfondire sono numerosi e tutti importanti, e non possiamo pensare di liquidarli in una replica di 3 minuti, quindi io ringrazio ovviamente il dottor Russo per la disponibilità. Ovviamente gli lascerei un minuto giusto per darci l'appuntamento alla prossima seduta, e poi con l'ufficio di presidenza e con lei dottor Russo concorderemo proseguire l'audizione il prima possibile, anche per non lasciare passare troppo tempo tra questa seduta e la prossima, per ritornare su questi e gli altri elementi che emergeranno.
Vedo che mi fanno cenno alcuni colleghi, prego. Se posso solo per dire, condividendo poi insieme magari le modalità, che non sia, visto il distacco temporale, una replica rispetto alle cose dette, magari un'ulteriore interlocuzione, se siete d'accordo, insomma. Ci mancherebbe, ovviamente, ci riserviamo il tempo necessario per le domande già formulate ed eventuali altre che dovessero emergere. Do la parola al dottor Russo. Sì, soltanto su un tema, perché mi ha turbato in queste ore, e diciamo, colgo l'occasione per fornire i chiarimenti che mi competono. La questione del presidente Amato. Allora, io personalmente, l'amministrazione penitenziaria ritiene un onore, anzi un privilegio, di avere il presidente emerito della Corte Costituzionale che venga a parlare negli istituti, con i detenuti, con la polizia penitenziaria. Io ho fatto alcune settimane fa, ho fatto un protocollo con Antigone, che come è noto è una delle associazioni più critiche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, e con la casa editrice Giuffré Lefebvre, e creeremo insieme dei poli per i diritti e per la legalità, sperimentalmente in 10 penitenziari. All'interno di, era nato perché la Giuffré voleva regalare 2000 libri al sistema penitenziario. Ho detto: a me questo non serve, mi serve una presenza fisica dove si alimenti il dibattito, il dialogo. Io porterò insieme con Lefebvre e Antigone i giuristi, i sociologi, i criminologi, i presidenti emeriti della Corte Costituzionale che riterranno di farlo, all'interno di questi poli dei nostri istituti penitenziari. Quindi c'è stato semplicemente una questione di un fraintendimento sui tempi, evidentemente. Ho appreso dalla stampa che una verifica preventiva delle attività che io ho preteso che vengano fatte quando si inserisce un evento del genere in un ambito penitenziario, quindi un inserimento nell'attività trattamentale, ho appreso dal garante locale dei detenuti che questo era stato fatto. Io non lo so, a me non mi è stata data evidenza, mi dispiace, mi scuso per l'amministrazione se c'è stata una nostra negligenza. Io sono stato informato 5 giorni prima del fatto che era pronta questa attività, e come ho fatto sempre per tutte le attività, ho chiesto di rinviarle sempre per consentire a me, agli altri soggetti politici a cui io do informazione scritta di questi eventi. Io ho realizzato per la prima volta una raccolta delle best practices di quello che avviene nei nostri istituti. Stavo pensando proprio in queste ore di condividerla non solo all'interno del Ministero della Giustizia, ma anche con gli organi parlamentari. Noi non siamo di fronte a strutture penitenziarie, a un sistema penitenziario allo sbando o abbandonato, tutt'altro. Noi siamo di fronte a una struttura che crede nella missione, in cui polizia penitenziaria e operatori penitenziari si sacrificano proprio per quelle carenze di risorse che tutti abbiamo sottolineato e evidenziato, fornendo un servizio che io trovo straordinario. Condividerò nella prossima occasione l'elenco delle best practice di quello che avviene, degli eventi che avvengono nei nostri istituti. Abbiamo 20.000 studenti in ogni ordine e grado di scuole, 2.000 e passa studenti universitari. Abbiamo stretto rapporti con l'ACNUP della CRUI, con 41 università. Ho immaginato l'altro giorno, e concludo, per quanto riguarda gli avvocati, non mi ricordo chi è che mi ha fatto la domanda degli avvocati, l'onorevole Matone, come si fa per i diseredati. Io nel maggio dell'anno scorso ho fatto un protocollo d'intesa con un'associazione di avvocati, sono 600 avvocati che si impegnano a entrare nei nostri istituti per prestare gratuitamente opera di assistenza per queste emergenze, per i detenuti stranieri e per chi non può permettersi un avvocato. Ho fatto un accordo con la RAI. RAI Cultura ha donato le 1200 schede tematiche
che vanno a integrare l'attività che i nostri istituti di istruzione fanno nelle nostre scuole. E questa è un'integrazione di livello basico delle forme di acculturamento che vogliamo dare. Sto per chiudere un accordo con l'Università della Tuscia, è una cosa straordinaria. Hanno creato per scopo didattico delle pillole di diritto. I ricercatori della loro università, insieme con giuristi importanti, raccontano che cosa sono i diritti uno per volta in maniera semplificata. Ci hanno proposto di adattarli per la popolazione penitenziaria e ci hanno proposto di crearne di nuovi su nostra richiesta perché più attinenti alle esigenze penitenziarie. Con Cassa delle Ammende finanzierò la traduzione di queste pillole di diritto e di legalità anche in lingua araba per i detenuti di lingua araba, e questo è un secondo livello. Il terzo livello è rappresentato dall'accordo con Antigone e la Giuffre Lefebvre, dove che ci consentirà di portare veramente il top del dialogo su temi di diritti all'interno degli istituti. L'intento mio e della nostra amministrazione è quello di far diventare concretamente i penitenziari un luogo di legalità e di diritto. Grazie dottor Russo, possiamo quindi concludere qui la prima fase di questa audizione informale del capo del DAP. Ringrazio sia tutti i colleghi che sono intervenuti sia il dottor Russo e ci riaggiorniamo a breve per il prosieguo. Faremo una pausa di un minuto e poi inizieremo con le audizioni già programmate. Grazie e buon pomeriggio.